Sarà un Natale all'insegna delle luci e dell'innovazione quello 2015, che partirà in anticipo rispetto agli altri anni. Già da sabato 21 novembre, infatti, si accenderanno tutte le attrazioni luminose sparse per la città, da Piazza della Frutta a quella dei Signori, dove comparirà un cielo stellato, culminando con Piazza Cavour. Piazza Cavour, che avrà una bellissima installazione luminosa con una sorta di galleria a forma di palla di Natale, dove tutti potranno passeggiare, al cui interno tutti potranno passeggiare. Molte le iniziative pensate dal Comune insieme a tutte le associazioni di categoria. Oltre ai tradizionali mercatini, verranno valorizzati anche i quartieri attraversati dal trenino di Babbo Natale. Anche Piazzale della Stazione avrà il suo albero. Non mancherà l'abete addobbato davanti a Palazzo Moroni, regalato dal Comune di Gaglio. Novità assoluta di questo Natale 2015, il Winter Park di Piazza Rabin, con una pista per il pattinaggio sul ghiaccio e una per il bob. Al Portello, invece, il Natale più giovane, con gli aperitivi dentro gli igloo. Per agevolare padovani e turisti, ci saranno parcheggi scambiatori gratis nelle fermate del tram di Ponte Vigo d'Arzre e della Guizza. Gratis anche il Parco ai Colli e in via Sarpi. Tariffa forfettaria ridotta a 3 euro invece per il park di Piazzale Boschetti.